Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto il più cordiale del tornato a Adriano Chiozzi, che non ha certo bisogno di introduzioni complementari. Allievo di Alvaro Saite e Giorgio Cantimori, viene riconosciuto come un'autorità negli studi storici sui temi di forma religiosa dell'Europa moderna, sulle istituzioni ecclesiastiche, sulle pratiche giuridiche e sulle culture europee nelle tante pratiche geografiche. Per i suoi numerosi testi, desideriamo ricordare quelli che ha offerto alla nostra discussione in questa sede, Dare l'anima, storia del Anticino, del 2006. Misericordia, conversazione sul tentativo con il greco e l'età moderna nel 2008, giustizia vendata, percorsi storici dell'immagine, 2009, tribunale della coscienza, inquisitori, confessori, missionari, 2010, e il dizionario storico dell'inquisizione, il 6 ottobre del 2010 anche. Con noi Andrea Zorzi, insegna storia medievale all'Università di Firenze e membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, deputato della Deputazione di Storia e Patria per la Toscana e segretario scientifico del Centro di Studi sulla Civiltà Comunale dell'Università di Firenze. In ambito editoriale è membro del Consiglio Scientifico della Firenze e dell'Università di BES e di relazioni ai comitati scientifici di varie riviste, collane di studio e portali digitali italiani e stranieri. Il libro che Tosti oggi offre alla nostra riflessione, Delitto e perdono, è frutto di una documentazione rigorosa che si addentra nella cristianità per mostrarne le contraddizioni più radicate e i legami più complessi, per cercare di rispondere a una domanda su tutte: quale prezzo ha dovuto pagare la cristianità per intrattenere rapporti di pace col pensiero e con le persone e con le figure di chi andava a morire? Come dice il sottotitolo, è una carrellata lunga 5 secoli nell'originalità italiana rispetto al resto del mondo in fatto di applicazione della giustizia capitale. Non giudica e non fa polemica, racconta e documenta, ma quasi in ogni pagina si può trovare uno spunto, una scintilla che stimola l'associazione di idee con l'autorità. La responsabilità è in genere affidata alla sensibilità del lettore, altre volte è esplicita. Il filo conduttore nel racconto di come alla professionalità degli artigiani, degli sviluppi e dei lawyer, si affiancò quella delle confraternite, misericordie e confraternite, a tutta l'assistenza religiosa a giustiziando. È un'organizzazione di massa, sono loro le cappucciate presenti per secoli in tutte le organizzazioni dell'inclusione capitale. La coreografia, nonché la ragione sociale della salvezza dell'anima, mentre si tormenta il corpo, ebbe un successo tale che grazie soprattutto ai gesuiti fu portato in tutto il mondo e in particolare nella scenografia dell'autodafè dell'Inquisizione. Era un tipo di pietà considerata superiore persino a quella esercitata negli ospedali e anche a sostegno dei poveri. La loro attività infatti non si limitava a fornire assistenza ai confessori della stessa e ai predicatori che accompagnavano l'esecuzione. Si estendeva anche all'organizzazione delle ultime ore del condannato, alle esequie e al conforto anche materiale dei superstiti. Ho molte domande da fare, per farci dopo. Passo subito la parola